Mi sono appena stati consegnati dei pacchi. E questo è il primo episodio di How to Life. Allora, il pacco più piccolo contiene le nuove luci di posizione per la mia auto, visto che quelle che ho su ora fanno sì che sia diventata una casa di discoteca. E io ho bisogno di una luce così. Mentre il secondo pacco conteneva questa ventola gigante, che ho deciso di comprarmi per un semplice motivo, ovvero ho trasformato la mia cantina praticamente in una cabina di verniciatura. E visto che la cabina di verniciatura, ovvero la cantina, sta sotto la casa, quando vernicio la puzza va tutta su. Qua si forma una nebbia nella quale io non posso vedere nulla. Come potete vedere un po' anche voi intorno, non c'è nessun collegamento fra la cantina e l'esterno a livello di aria. Quindi qua c'è un po' un'aria respirabile e l'unico modo per far uscire l'aria da qua dentro è aprire la porta d'entrata. Quindi chi c'è in casa muore. Io ho la maschera. Fortuna però, questa finestra è collegata all'esterno ed è chiusa solamente da uno strato di polistirolo, diciamo così. Quindi andrò a levarlo con del legno. Andrò a fare un foro qua in mezzo dove ficcherò la ventola gigante e dopodiché potrò respirare qua dentro anche verniciando e soprattutto non ci sarà mai più nebbia. Ovviamente per far sì che l'aria buona arrivi dentro la cantina, sulla porta di entrata ci ficcherò questa griglia abbastanza larga da poter far entrare abbastanza aria pulita. Ok, finalmente non morirò più intossicato qua dentro quando vernicerò. E comunque sarò, vediamo se fa, perché fanno schifo. Avrei preferito mettere magari una canalina, nascondere tutti i cavi. Ma questo è tutto provvisorio, visto che vi ricordo che la cantina dovrà essere rifatta completamente. E niente, ora attaccherò il cavo alla corrente e vediamo se funziona. Perfetto, funziona. Non morirò più veramente. Comunque, visto che qua dietro è pieno di merda di topo, onde evitare che mi entrino in cantina roditori, ho pensato bene di comprare un tappo per i secchi, quelli là che vendono dal brico, a 1 euro. E guardate un po', la dimensione è proprio quella del mio, della mia ventola. Quindi ora la metto qua e con... E abbiamo risolto il problema, ventola chiusa. Mi sono arrivati altri pacchi, certi li ho già aperti, ma non preoccupatevi, li aprirò al contrario così sembrerà che li apriamo insieme. E ho ricevuto questi misurini, così finalmente non dovrò più fare le dosi alla cazzo di cane e tutto sarà preciso e perfetto. Wow, ma è un regolatore di tensione. Mi sono comprato un dimmer, ovvero un regolatore di tensione, solamente che ora sono indeciso se metterlo dove c'è la ventola, in modo da averla sempre accesa, magari un regime più basso di quello massimo, oppure qua sotto, ovvero sulla molatrice, in modo da non avere anche qui le spazzole che girano sempre a regime massimo. Finalmente sono arrivati anche gli anabbaglianti dell'auto e ora andrò anche a montarli, vediamo quanta luce fanno rispetto a quelli che ho su, che fanno abbastanza schifo. Infine ho pensato che non voglio morire qua dentro e quindi è meglio mettere a muro un estintore. Lo metteremo esattamente qua. Ta-da! Ora andiamo a mettere sull'auto il nuovo impianto di illuminazione, visto che non ho voglia di schiantarmi questa notte. Sono sicuro che non rende un cavolo, però fidatevi, non fanno davvero luce. Le luci di posizione, fra l'altro, sono delle cinesate pazzesche. E credo che con le Philips la differenza sarà abbastanza netta. Per quanto riguarda le luci anabbaglianti, diciamo che anche quelle all'inizio facevano abbastanza luce, ma ora fanno abbastanza schifo e credo che con questa torcia qua in testa illumini di più la strada. Quindi ora andiamo a vedere che succede. Ok, grazie al cazzo non vedevo niente perché si erano fottute due parti del LED e non me ne ero mai accorto. Fra l'altro io ora sono cieco e vedo tutto nero. Ok, ci sono due differenze notevoli. La prima è che con i LED vecchi non vedo una sega. E la seconda è che qua dentro c'è più casino che in camera mia col computer acceso da 200.000 ore. Anche il secondo LED era partito come il primo. Anche la luce di posizione si era fottuta in cima. Era giunta l'ora di mandare in pensione questi vecchi fari LED. Sono sicuro che le lampadine di posizione della Philips faranno una luce incredibile. Non sono altrettanto sicuro degli anabbaglianti che ho preso, però visto l'offerta del giorno
Non potevo lasciarmeli scappare. In alternativa, come ultimo rimedio, opterò per gli anabolianti della Philips. Il problema è che costavano 4 volte tanto questi qua. Bene!